oggi nuovo video che non ho mai fatto prima d'ora sul canale, perlomeno non in questa versione, nel senso che voglio cercare con voi, proprio ho già qui l'iPhone e sto già registrando lo schermo, in realtà non so perché ora che faccio l'intro saranno 2 minuti di registrazione sprecata, però non pensiamoci, perché oggi vorrei provare a googlare, quindi a cercare su Google il mio nome e commentare un po' insieme a voi le varie cosine che ne escono. Non so chi se lo ricorda, ma forse era aprile più o meno, quindi sono passati 6 mesi, avevo fatto una tipologia di video simile, però all'epoca, poi vabbè ve lo lascio nell'info box, avevo preso tipo avevo scritto il mio nome e cognome e avevo risposto a tutte le parole che risultavano le più cercate insieme al mio nome e cognome, e avevo appunto approfittato di quel video per rispondere in diretta. In questo caso invece faremo una cosina un po' diversa, cioè andremo proprio a cercare magari vari articoli, varie cosine, le leggeremo insieme, avrò modo di commentarle e soprattutto di scoprirle, perché in realtà non ho mai fatto questa cosa, ma l'idea me l'avete data voi perché mi avete mandato ultimamente alcuni articoli anche non super recenti, però dove appunto si parlava di me, e in alcuni casi avevo notato, perché proprio voi me l'avete segnalato, che c'erano delle notizie un po' strane e in parecchi casi oltretutto piuttosto fasulle, comunque che non corrispondono alla realtà, quindi può essere un'occasione carina anche per chiarire magari delle perplessità. Boh, spero che si sia capito qualcosa. Comunque, come sempre, prima di cominciare ricordatevi di lasciarmi un like per vedere altri video di questa tipologia. Se non foste ancora iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video, e poi se vi va sia qui che nell'info box c'è il link per seguirmi su Instagram. Sono già su Google da tipo 10 minuti, tempo di sbagliare praticamente ogni parola in questa intro e rifarla 15 volte, e cerchiamo Chiara Facchetti, ovviamente dando lo spazio, Wikipedia no, questo non c'era, perché stavo dicendo, dando lo spazio appaiono le varie cosine a cui avevo risposto in quel famoso video di cui vi parlavo prima. Però Wikipedia, non sapevo che apparisse Wikipedia con il, perché c'è una cosa su Wikipedia, c'è una pagina su Wikipedia creata il 7 settembre 2019, e già vedo un errore proprio subito all'inizio. Allora c'è scritto Chiara Facchetti è nata l'8 settembre del 1986, anno lo confermo, data di nascita no, perché lo sapete che sono nata il 6 settembre a Milano, ci sta, ha frequentato i primi 2 anni del liceo, in realtà i primi 3 anni del Manzoni, qui cosa succede? C'è tutto un annuncio. Sì, e ho frequentato l'università studiando scienze della comunicazione. Assolutamente no, quindi questa cosa non c'entra nulla. E mamma mia, no, io la sto coprendo, ma voi la vedrete comunque. C'è anche questa foto di, boh, forse uno dei primissimi video. Avevo ancora lo sfondo, quello, questo qui forse era lo sfondo in camera. Il, questo rosso un po' strano del muro era quello che avevo inizialmente alle pareti della camera. Poi va avanti spiegando, però non è proprio Wikipedia. Io avevo letto Wikipedia e dicevo, ma come mai c'è una pagina? E infatti no, è tipo About Creators, forse il sito, se ho capito giusto. Qui parla della stampa, lavoravo in discoteca nei weekend, è vero che lavoravo principalmente al guardaroba e questa cosa ve l'avevo detta, e mi lauro nella triennale, concordo. Ho aperto il canale, non è il 18 maggio, secondo me, ma il 21 maggio, se non sbaglio, no, il 20 maggio, adesso mi sto confondendo anch'io. Pubblica i suoi primissimi video, make-up tutorial, confermo, e poi qui dice che la popolarità arriva appunto dopo, esplode di colpo nel 2015, ma in realtà io non ho notato tantissimo questa cosa, sicuramente il canale è cresciuto tanto in quel periodo, ma se devo dire la verità, perché l'ho pensato anch'io per tanto tempo, però se devo dire la verità, secondo me poi c'è stata una crescita ulteriore nonostante tutto, perché se considerate ormai sono quasi 3 anni, sì, sono sicuramente 3 anni, perché era dicembre del 2017, quindi sono 3 anni che registro sempre da sola, e io penso che il canale comunque, cioè, penso che magari si sia evoluto e sia cambiato ovviamente la tipologia di video, che si evolve anche in base a quelli che sono i miei gusti, però credo che comunque abbia continuato a crescere, tra virgolette, cioè noi siamo diventati sempre di più indipendentemente dalla presenza
o meno di un'altra persona. Poi ovviamente i video di coppia sono sempre più divertenti e sono anche molto più facili da registrare in realtà, perché comunque ci si aiuta a vicenda, da soli è un pochino più complicato e soprattutto, cioè secondo me, è un pochino più limitante perché tante cose da sola fatico a farle, ma se no, cioè non so se mi sono spiegata, però secondo me il canale si è sempre evoluto anche un po' in base ai miei gusti e quindi forse questo traspare al di là della videocamera, ovvio che appunto in coppia è sicuramente più facile. Vediamo questa sezione curiosità su Chiara Facchetti. I suoi genitori si chiamano Luciano e Susanna. Nel 2010, dopo essersi laureata, conosce Francesco, vanno a vivere insieme, tuttavia si lasciano e Chiara rimane a vivere da sola. Nel 2015 conosce Baso ad un evento organizzato da lei, tra virgolette, nel senso che era un evento in cui semplicemente stavo supervisionando, però ci sta, in un castello che era il castello di Sar, e il vero nome di Baso è Luca, no, assolutamente il vero nome di Baso è Gianmarco, ma lo sappiamo, e ha 4 gatti, no, non ho 4 gatti, lo sapete, ma qual è il quarto? È Budino, no? Budino, questa cosa me la scrivete spessissimo anche nei vlog, assolutamente Budino non è il mio gatto, è il gatto dei vicini che anzi spesso tende ad invadere sia il territorio del giardino che a volte anche la casa. Me lo sono ritrovata qui che gironzolava e molto spesso, essendo un gatto molto territoriale, attacca i miei gatti. Adesso Tiffany ultimamente ha imparato un pochino a difendere tutti, però non è assolutamente il mio gatto, è il gatto dei vicini che però pensa di essere il capo del quartiere e vaga perennemente durante la giornata minacciando in giro tutti i gatti che incontra sulla sua strada. Comunque forse questo era uno degli articoli che mi avevate mandato voi che aveva qualche imprecisione, ma tutto sommato c'erano anche le notizie fondamentali. Mi sono solo soffermata perché dicevo strano che ci sia una pagina Wikipedia, non l'avevo mai vista e effettivamente non c'era. Poi c'è Wiki, circa 592.000 iscritti, quindi penso che fosse un articolo di un po' di tempo fa, però non credo che in questo caso ci sia scritto nulla di che. E poi andando subito a ricerche correlate c'è fidanzato, ok, andiamo a vedere ciò che lega Chiara Facchetti e Andrea Bentivegna, meglio noti come Kia Screech e Black Geek, è sicuramente un sentimento tenerissimo. Chiara Facchetti è amore con Black Geek, lei fugge in Salento con Issi, ma questo lo voglio leggere. No, vabbè, cioè, ok, ma forse è ancora acerbo persino per loro che non confermano né smentiscono. L'intesa è palese, sguardi complici, sorrisi, no vabbè. Mentre Andrea tace e non si espone limitandosi a commentare ogni tanto in maniera disimpegnata i video di Chiara, la youtuber ha stretto il suo legame con Issima91, che sembra essere diventato il suo confidente, molto di più in realtà del mio confidente, ma lo sappiamo. Proprio da lui, durante una puntata del suo Tubissima, Chiara ha detto una frase ambigua: se ci siamo baciati, passo la domanda perché Andrea non c'è. Nel caso, quando ci sarà lui, risponderà anche lui. Vabbè, ma è semplicemente per non parlare dei non presenti. Cioè, è normale questa... Penso di averlo anche detto in quel video, però non mi ricordo, non so neanche... Forse non l'ho detto. Però sapete che non mi piace parlare di chi non c'è. Sempre nel corso della sua confessione, credo che sia Issima, Chiara aveva rilevato che di Andrea le piacciono moltissime cose, confermo assolutamente. Sono in moltissimi a pensare che la serie di vlog che i due stanno realizzando sono l'occasione ideale per delle confidenze, sì. Quindi questo è un articolo piuttosto recente perché fa riferimento, mi ha fatto ridere moltissimo il titolo sinceramente, molto gossiparo, molto carino, cioè non sono abituata e mi ha fatto molto ridere. Qui ci sono vari screen di me e Andrea. Tutti attendono un nuovo incontro di Andrea e Chiara dopo la separazione di questi giorni. Sarà la volta buona per far scoppiare l'amore e farli lanciare in una storia che renderà felici tutti i loro fan. Questo è mondoinfluencer.com. Ah, comunque cercando Chiara Facchetti fidanzato esce il video di Baso di quando c'eravamo appena lasciati, no, perché era febbraio 2018, però di qualche tempo fa. Poi esce il mio video in cui rimandavo al video di Baso e poi ci sono, ci siamo lasciati così. Ciao Tiffy, vuoi venire anche tu? Chiara Facchetti si è fidanzata, la risposta su YouTube 24 maggio 2019 e qui invece era web. Adesso c'è ricerche correlate, Chiara Facchetti fidanzato 2020, mi piace. Però non c'è nulla a riguardo, no, non c'è assolutamente nulla di diverso. Ecco che adesso amore, amore, cosa fai con queste unghiette?
Vieni Tiffy, mettiti qui con noi. Ogni volta è un po' instabile perché già sono messa, si è messo giù. Ok, possiamo andare avanti Tiffy. Di ricerche correlate adesso da Chiara Facchetti lavoro. Tutto questo fermo restando che fino a non molto tempo fa la Facchetti aveva un lavoro a te. Ma chi è che ha scritto questo? Penso che sia, ok, questo è Webbo di 4 mesi fa. Questo qui è un articolo che secondo me, vedendo l'outfit, è uscito proprio poco dopo, se non in contemporanea, con... Perché fate questi screen? Io non li voglio vedere. Cioè, io odio anche quando mi capita che magari sto montando i video e mi chiamano in quel momento, suona il corriere, piuttosto che mi devo interrompere un attimo, riesco a bloccare la timeline di iMovie nei momenti in cui ho delle espressioni che veramente... Mi vergogno di me stessa quando poi ritorno al computer e dico ma che cos'è questo? Cioè, veramente assurdo. E anche gli screen, cioè probabilmente non è un problema né mio né vostro, cioè sì, è un problema generico mio che in qualunque posizione, facciamo un test in questo video, provate a bloccarmi in qualunque posizione e vediamo se ho un'espressione intelligente, probabilmente non succederà mai indipendentemente dalla durata del video. Comunque questo appunto secondo me era un articolo che è uscito quando avevo registrato il video simile a questo, che appunto poi simile non è, però in cui avevo risposto alle varie domande, perché scrivendo Chiara Facchetti su Google una delle tipo 3 o 4 ricerche correlate più cliccate era quella riguardante il lavoro e sì, qui aveva riportato proprio le mie parole. Si tratta di una cosa che ho spiegato più o meno di recente in un vlog, sì, quindi sono le mie parole per forza. Io ho scelto di non condividere più determinate cose della mia vita privata, queste le sapete già tutte, questo vale soprattutto per quanto riguarda il lavoro, perché avevo avuto appunto delle brutte esperienze, sì. Non sto a rifarvi tutta la pappardella, ecco, avevo detto la cosa giusta, qui ci sono i due video in cui ho parlato proprio di questa cosa, in occasione di quel video là e poi forse, sì, decisamente un po' di tempo prima perché avevo i capelli a caschetto, quando ne avevo comunque parlato, quindi vi avevo spiegato di nuovo perché non sto più condividendo, ma sono cose... Cioè non sto più condividendo alcuni aspetti della mia vita privata che esulano totalmente dal canale e soprattutto, a mio parere, me l'avete confermato anche voi, non tolgono e non aggiungono niente ai contenuti, quindi sì, anche in quel video vi dicevo la stessa cosa, quindi vediamo se c'è altro sul lavoro. Beh, vari video, poi c'è il mio profilo LinkedIn, ci sta. Ultime notizie, ah, questo qui è quel vecchissimo articolo, non so se ve lo ricordate, quello del Sole 24 Ore, ma su questo... Avevo fatto, proprio perché era ancora il 2017, avevo fatto proprio un video interamente dedicato perché c'erano delle notizie che non corrispondevano assolutamente alla realtà e che probabilmente erano state estrapolate da Social Blade, se non sbaglio, in quel caso, e quindi avevo fatto tutto un video, perciò non so rifarvi una testa così, ve lo lascio direttamente nell'info box. Le persone hanno chiesto anche quanto guadagna Chiara Facchetti, cosa fa Chiara Facchetti e chi è Chiara Facchetti. Nata a Milano, vive ad Aosta, noi siamo il futuro, è una youtuber, ma è del 2017, ok? Perché dicevo youtuber trentenne, grazie, ma ormai da un bel po' di tempo no, e infatti era del 2017, ci sta. Quanto guadagna? Ecco che c'è il solito articolo, quello di cui vi parlavo appunto poco fa e che poi vi lascerò direttamente nell'info box, che era uscito sul Sole 24 Ore sempre nel 2017. Io però a questo punto ritornerei su Google e vediamo cosa esce. Altezza, Federico, e a queste avevo tutte assolutamente già risposto. Vediamo solo dando l'invio, che l'altra volta era una cosa che non avevo fatto. Esce l'ultimo video caricato, quindi quello dei miei regali di compleanno, poi vabbè, vi svelo il mio numero in diretta, il back to school, questo qui in cui ho provato i vostri ordini e soprattutto le vostre combinazioni di cibo più strane nel McDonald's, poi Instagram, chi non mi seguisse su Instagram è sempre il solito che vi metto tutte le volte, comunque appunto se non mi seguisse ancora su Instagram vi lascio poi il link nell'info box, se no è @chiascritch, e qui di nuovo esce la stessa cosa, Wikipedia, nuovo fidanzato, Instagram, lavoro, Chiara Facchetti, qual è il suo vero lavoro oltre YouTube, qui LinkedIn, qui ci sono delle foto vecchissime, no vabbè, vecchissime no, però alcune sono anche recenti. Però vediamo cosa c'è nelle immagini a questo punto. Facebook, gossip e TV, cosa c'era qui?
Qui era un'intervista, probabilmente sì, di quando? 110.000 follower, quindi è di tantissimo tempo fa, che bello! Anche se la foto era meglio che non la vedevo perché mi preferisco con i capelli più chiari, io si è capito. Chiara Facchetti prima e dopo è fantastico, che io non ho mai fatto niente, chirurgia né nulla. Ok, no, ma prima e dopo nel senso di, ah, che infatti dicevo, non ho mai fatto punturine, non ho mai fatto niente. Anche perché nel caso non avrei problemi a dirlo e sapete che sono super pro alla chirurgia, soprattutto quando ci può far sentire meglio e anzi invidio tantissimo chi ci riesce perché io personalmente sono molto fifona e quindi non riuscirò probabilmente mai o comunque non nell'immediato a pensare di fare nulla, nonostante ci siano appunto tante cose che mi piacerebbe comunque modificare o non lo so, sistemare un pochino, ma non ho il coraggio, quindi non so, invidio chi ce l'ha, cioè io sono sempre pro, però non ho proprio la forza né il coraggio di fare una cosa del genere, quindi dicevo prima e dopo cosa, infatti erano semplicemente i video di trasformazione, sapete, 24 ore in cui magari andavo dal parrucchiere a fare le unghie, quelle cosine lì, non riuscivo a capire, anche se mi sarebbe piaciuto tipo avere, come succede, non lo so, per i personaggi famosi, prima la foto di, non so, tot anni prima e poi dopo magari vari cambiamenti, varie evoluzioni, la foto di tot anni dopo, no. Nel mio caso non c'è assolutamente niente di simile. Quindi, tornando alla pagina principale di Google, vediamo cos'altro riusciamo a trovare. Qui c'è sempre l'articolo di Webbo che leggevamo prima. Qui c'è 21 Buttons di quando ancora lo usavo. Questo non so cosa sia. Chiara Facchetti, laurea, altezza, genitori. Chiara Facchetti, Aosta. Instagram Stories, vediamo. Andiamo a convivere, amo la mia casa, home tour, ok? No, ci sono tutte cose, stipendio, andiamo a vedere cosa dice, sempre la solita cosa. Così mi è apparso anche quel video di cui vi parlavo poco fa che voglio poi lasciarvi nell'info box per non stare adesso a dilungarmi troppo. Quanto si guadagna con una visualizzazione su YouTube? Quanto guadagna? Vediamo questo qui, YouTubers Me, che penso sia una sorta di Social Blade. No, vabbè, non è una sorta di Social Blade perché qui sono ancora più di 589.000 euro l'anno. Cioè, no, vabbè, no, vabbè, 1.009, no, non riesco a capire, euro 1,09k, quindi 1.900 euro negli ultimi 7 giorni, e 4.700 negli ultimi 30 giorni. Ah, qui ci sono proprio delle stime. Almeno però lo scrivono, guadagni stimati, perché sono assolutamente, totalmente strani. Strani, strani, strani. Ma come hanno fatto, tra l'altro, da queste stime che fanno da gennaio, per dire ad agosto, a pensare, anche solo sommandoli, cioè proprio solo sommando gli importi, come si fa ad arrivare a 589.000 euro? Non si riesce neanche sommandoli questi importi che già comunque sono molto molto strani. Devo riguardarlo meglio questo sito, non avevo proprio capito che esistesse. È una sorta appunto di Social Blade, però almeno c'è scritto che si tratta di una stima. Poi qui c'è un articolo dell'Ansa che però era... Mamma mia, ma vedete che ci sono questi screen che sono una cosa terribile. Sembra tipo quando mi si apre per sbaglio la fotocamera frontale dell'iPhone e sono sempre lì così, questi sono uguali. Comunque era un articolo dell'Ansa, impiegata pubblica, quindi lavoravo ancora in regione, arrivata a 16 anni ad Aosta. Comunque questo qui sembra sicuramente più veritiero, comunque ci sono informazioni secondo me più fondate rispetto ad altri che avevamo letto, anche perché è l'Ansa. Nella vita di una youtuber noi siamo il futuro. Ah, questo forse l'avevamo già letto prima. Chiara Facchetti, altezza e peso, ok. Qui c'è l'altezza, l'8 settembre è sempre lo stesso, 1,58, 1,57, io, lui 1,70, quindi probabilmente erano delle informazioni che erano state prese da un vecchissimo video che avevamo fatto io e Baso, ci sono un sacco di nostre foto, e lei 6, lui, qui ci sono i voti, vediamo che voti mi avete dato, io 6, 5,5, 6,5, io 5, lui 6, pari estetici sul 6, ok, e poi non c'è altro. Questo era
un brutto forum. Che bel nome, però a me piace questo nome. Sono alto 1,60, uno sputo, questo sono sicuramente io, che mi sono anche data tipo 2 o 3 centimetri in più, quindi non credeteci mai. Chiara Facchetti e Baso, Cracco, stanno insieme, non stanno insieme, questa cosa qui è assolutamente ovunque, questo l'avevamo già letto. Voglio vedere cosa c'è che dice di Cracco a questo punto, che ero stata con Cri. Eccoci! Siamo andati a mangiare da Cracco vestiti malissimo, il nostro primo video insieme, da cui poi è iniziato tutto. Qui c'è io e Nicole che proviamo la pizza da Cracco, ma non era un video sul mio canale. E qui perché hanno litigato. Webbo, l'amicizia è ufficialmente finita, il gossip era scoppiato qualche settimana fa, quando le due influencer si erano unfollowate a vicenda, che poi non è andata proprio così neanche questa cosa, ma non riapriamo parentesi perché so che l'ultima volta, aspettate che volevo finire di leggere, volevo soffermarmi ancora un attimo sulla cosa. Mi conoscete, il silenzio a volte è un gesto? No, questo non è niente che ho detto io. E quindi, ah, poi c'è il mio video, ok? Le cose non vengono create per monetizzarci sopra, assolutamente confermo. E poi ci sono di nuovo le mie parole, sempre su Webbo, che tra l'altro è una pagina anche Instagram che io seguo da un bel po' di tempo, sarà un annetto e mezzo, e vado spesso a leggere le notizie un pochino più gossipare, insomma, tutte le cosine che riguardano il mondo del web, e mi piace molto. Volevo solo soffermarmi e riprendere una cosa, mi piace che c'è scritto quando mi ero lasciata con Baso, e Baso è scritto con la Z, adoro quando lo scrivete con la Z. Non so a lui, ma a me piace tantissimo sta cosa. Però, volendo poi chiudere, perché immagino che sia venuto di nuovo un video eterno, ma mi sembra di aver guardato in giro per il web e soprattutto di aver scovato anche i vari articoli che mi avevate segnalato voi negli ultimi giorni. Però a parte questo, so che forse nel vlog che avevo fatto non tutti erano riusciti a estrapolare proprio quello che volevo dire, lo so che non mi ero spiegata bene, ma è stato volontario, ve l'ho detto anche in quel momento, nel senso che bisogna stare molto attenti sul web, e vi ho anche proprio in occasione di quel vlog niente, Tiffany se n'è andato, la videocamera si è interrotta mentre stavo parlando come sempre, però come vi avevo accennato in quel vlog, ho già avuto dei problemi per essermi esposta tra virgolette troppo sul web, proprio problemi dal punto di vista legale, quindi non mi piace, non è che uno non vuole nominare altre persone o cose del genere, se si tratta di dare i crediti nei video li do tranquillamente, ma non si può parlare sul web come non si dovrebbe fare in generale, ma sul web è ancora da farci maggiore attenzione, lo sto provando e l'ho provato sulla mia pelle, però non diventa molto carino parlare di altre persone o comunque lasciare intendere, fare, raccontare o omettere. Non so, io ho cercato in quell'occasione, quindi in occasione del vlog, di probabilmente dire senza dire, ma sono stata anche molto contenta perché ho letto tantissimi commenti, adesso magari non sto a rileggerveli, però mi sono resa conto che in tanti hanno comunque capito che cosa volevo dire, che cosa cercavo di spiegare e che cosa, molto tra virgolette e molto a grandi linee, fosse successo, che di nuovo sembra che sia successo chissà che, invece lo so che poi è difficile anche percepire quando si parla di evoluzione naturale delle cose e invece magari dall'esterno sembra una cosa successa da un'ora con l'altra o dall'oggi al domani, quando in realtà è proprio dovuto al fatto che tante cose succedono off camera, e quindi poi diventa un po', appunto, anche quando era successo che mi fossi lasciato, quando si sono interrotte altre mie relazioni, ha sempre dato un po' quell'impressione, ma non solo nel mio caso, penso che succeda proprio a chiunque, o perlomeno succede spesso, ho notato, a chi fa video su YouTube, che magari l'interruzione di una relazione o di un rapporto sembra una cosa così repentina, così immediata, appunto dall'oggi al domani, quando in realtà molto spesso c'è tutta un'evoluzione dietro che probabilmente al di fuori, anche se devo dire che non è proprio così in questo caso, perché tanti nel tempo mi avete mandato dei messaggi, lasciato dei commenti che cioè in cui mi facevate intendere che avevate notato qualcosa, diciamo, però a parte questo mi rendo conto che appunto tante cose succedono al di fuori della videocamera e magari un'evoluzione naturale di qualcosa
forse non è neanche la parola giusta, però non avviene dall'oggi al domani né da un'ora con l'altra, avviene in un lasso di tempo, solo che probabilmente diventa difficile rendersene conto già mentre la si sta vivendo. Infatti mi fa un sacco piacere sapere che comunque molti di voi, invece di tante cose che sono successe, mi sto riferendo in generale, però di tante cose che sono successe nel corso del tempo, avevano percezione quasi addirittura prima di me che le stavo vivendo in prima persona e quindi magari non ero del tutto consapevole o lucida. Sapete che io tendo molto a idealizzare qualunque persona o comunque tendo sempre a vedere no vabbè ma è così, a giustificare qualunque cosa, sto parlando sempre in generale, però sapete che sono un po' così, sono un po' tonta e vabbè, l'abbiamo detto più di una volta, ci sto lavorando, ma sono così di natura e quindi molto spesso riuscite voi ad accorgervi prima di me o prima della persona che sta vivendo quella determinata cosa perché è troppo coinvolta, però dall'altra parte magari non vedendo tutte le evoluzioni o comunque non essendomi spiegata neanche tanto bene io, ci sta che fosse un po' difficile da comprendere il mio discorso, però io avevo cercato semplicemente di spiegarlo per quanto mi fosse possibile spiegarlo, perché appunto siamo comunque sul web, non c'era poi neanche più di tanto da dire, però so che tanti hanno colto assolutamente il senso di quello che stavo spiegando. Purtroppo è il grossissimo limite di scegliere magari di condividere certe cose, di non condividerne altre nella vita sentimentale, così come nelle amicizie, così come in quella lavorativa. Si incorre poi, cioè si sa che può succedere anche questo. Penso che comunque, come è successo tante altre volte, poi nel corso del tempo riuscirò a ritornare sull'argomento, magari a parlarvene meglio, magari ad approfondire alcuni aspetti anche riallacciandomi ai vostri commenti. E per il resto, secondo me, dovremmo esserci, perché più o meno mi sembra, questo è il video che avevamo fatto io e Cree, però mi sembra che, ok, ci sono ancora Chiara Facchetti Hotel, Shein, quindi tutti i video, YouTube, Facebook, vlog di Chiara Facchetti, vediamo quale esce per primo, no, esce comunque nei consigliati l'ultimo video caricato e poi sono tornata che è il primo vlog che ho registrato dopo la pausa estiva, poi c'è online il vlog di ieri quando li condividevo ancora su Facebook. E poi di nuovo partiamo con il lavoro, YouTubers Me, facciamo l'albero dal 2016, poi abbiamo di nuovo più o meno le cose sono quelle, i miei genitori li conosciamo tutti, altri risultati, vediamo cosa esce, apriamo tutte le uova di Pasqua, ah ci sono proprio dei vari, ah ok, di vari YouTuber, non solo su di me, no avevo ancora questa foto profilo su Pinterest, non riesco ad ingrandirla. Era quella che avevo fatto tantissimi anni fa con il peluche gigante che mi aveva regalato mio papà, forse, non mi ricordo bene. Vi aspetto su Instagram, qui la recensione al Salone delle Meraviglie. No, mi sembra di aver risposto più o meno a tutto, notizie, Chiara Facchetti si è fidanzata, ho una persona speciale al mio fianco e quello di cui vi parlavo nel mukbang, volevo leggere anche questo. Ha rivelato di aver iniziato la frequentazione con un uomo il 2 settembre. No, in realtà, sì, no, nel senso nel video del 2 settembre. Mi stavo mettendo a dire, no, ma in realtà è iniziata prima, vabbè. Non interessa a nessuno. Ho registrato il mukbang di sushi e qui di nuovo sono riportate tutte le parole che avevo detto in quel mukbang. Tra l'altro aspettatevi prestissimo un altro video in cui provo tutto il menù e sapete già, anzi non so chi se lo ricorda, ma chi ha visto quel mukbang secondo me se lo ricorda, sapete già in quale fast food, tra molte virgolette perché non è propriamente un fast food, però sapete dove voglio registrarlo. Poi stavo guardando, avevo già suggerito in un video sfogo di avere qualcuno a sostenermi, ma con queste dichiarazioni un interrogativo è stato polverizzato. Si è fidanzata con un ragazzo di cui ancora non conosciamo l'identità, ma no, l'identità no, vabbè, poi vedrete nei prossimi giorni perché ho pensato a un video molto particolare di cui ancora non conosciamo l'identità, ma che di sicuro le regalerà momenti di sana spensieratezza e gioia, speriamo, anche se lontano dai social network, confermo. Congratulazioni a Chiara Facchetti che ha annunciato che presto registrerà un nuovo video insieme a Istima in attesa del nuovo mukbang pieno zeppo di domande. Molto carino questo articolo. Direi che abbiamo letto più o meno tutto quello che c'era, poi sì, dovrei mettermi a cercare meglio, però già questi argomenti secondo me erano belli corposi e forse
mi sono soffermata fin troppo, quindi direi che sì, è il mio momento, anzi è il vostro momento, quindi sbizzarritevi nei commenti qui sotto, continuate ovviamente a segnalarmi se trovate delle pagine, degli articoli, non lo so, delle notizie un po' particolari, sia che siano vere sia che non lo siano, mandatemele comunque nei direct o mettetemi direttamente il link nei video, così poi se mai, se volete vedere un altro episodio di questa serie, andiamo a commentare tutto insieme. E ora sì, è ufficialmente il mio momento, quindi smetto di parlare, aspetto di sapere tutto da voi nei commenti qui sotto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!